Ogni anno Madre Natura rinnova lo spettacolo della fioritura a Castelluccio di Norcia, o meglio conosciuta come La Fiorita. A quota 1425 metri, Castelluccio di Norcia è conosciuta come il Borgo della Lenticchia e si trova al confine tra Marche e Umbria. In questo periodo dell'anno è possibile ammirare un vero e proprio mosaico di colori con una variazione di toni accesi che vanno dal giallo ocra al rosso, al viola e al bianco. Sono le lenticchie, i papaveri, i fiordalisi, la camomilla e altre specie di fiori che fioriscono spontaneamente in diversi momenti tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Tutto questo è dovuto all'aria incontaminata del posto e alla quantità di precipitazioni in inverno o l'esposizione al sole. E proprio grazie a queste piante, il terreno, caratterizzato da un forte drenaggio, non perde i minerali necessari per la coltivazione della lenticchia e le loro radici trattengono il giusto livello di umidità. Qui i turisti, in questo periodo, arrivano da qualsiasi parte d'Italia e non solo per poter ammirare e fotografare la moltitudine di fiori tra colori e profumi. Vengo da Acquaviva Picena, sopra San Benedetto del Tronto. Sono un fuotamatore, vengo su tutti gli anni, una, due, tre volte all'anno. Quest'anno è la terza volta. Come tanti colleghi, tanti amici fuotamatori, si viene su spesso o nel pomeriggio tardi o al mattina presto, e spesso veniamo anche alla notte, mezzanotte o l'una alle due per fotografare la Via Lattea. Passione per la fotografia e per la natura, logicamente. Da Civitanova Marche. Come mai avete deciso di venire qui a Castelluccio? Beh, questo è un periodo speciale per la fioritura, quindi è un luogo caratteristico, così sopra il Cucuzzolo. Poi qui è una zona, diciamo, a cavallo tra l'Umbria e le Marche, che offre anche luoghi naturalistici ma anche luoghi enogastronomici, quindi è una zona sicuramente da visitare. Io vengo da Venezia, centro storico. Sono qui in viaggio, sono un cicloturista in viaggio per l'Italia centrale. Sapevo di questa fioritura Castelluccio di Norcia e ne ho approfittato per salire e venire a vedere questa meraviglia. L'altopiano dove ha luogo la fioritura è il Pian Grande, che misura 15 km quadrati, incorniciato dai Monti Sibillini. A questi si aggiungono il Pian Piccolo e il Pian Perduto, quest'ultimo sul versante marchigiano in provincia di Macerata. Ma a spiccare a nord-est è il Monte Vettore, che mostra ancora oggi i segni del violento terremoto che ha devastato anche l'antico borgo di Castelluccio, radendolo al suolo. Qui i produttori locali hanno lasciato le loro aziende e le loro case e oggi, seppur le tante difficoltà, continuano le loro produzioni. La situazione è come il 2016, non è cambiato niente. Nel 2018 che ci hanno dato questo container e lavoriamo qua dentro. Però si lavora male, male, male. Soltanto che noi lavoriamo, ce la mettiamo tutta. Per fortuna arrivano tanti clienti, quindi il formaggio e la ricotta viene venduto.